se hanno iniziato loro, su che sito devo andare? Ah, no. Sono messo pure sul posto. Sta sul gruppo? Aspetta. Eccolo qua. Ragazzi, facciamo la prova, vedi se si sente, vedi se si sente il microfono. Sì. Tutto a posto? Si sente? Si sente la mia voce? Ok. Francesco,
Ditemi quando devo andare. Siete collegati con la Magnolia Arena, è un evento storico per Campobasso e per la regione Molise perché è la prima partita di livello internazionale che una squadra molisana disputa in un trofeo, in un torneo soprattutto prestigioso come quello dell'Eurocup. Magnolia Campobasso contro Ensino Lugo, squadra spagnola, squadra molto temibile, ben accreditata, che l'anno scorso ha fatto molto bene nei playoff del suo campionato e che oggi viene qui a giocare a Campobasso contro una squadra totalmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. In pratica non è rimasto più nessuno della formazione allenata da Mimmo Sabatelli del campionato 2020-2021, solo le ragazzine, quindi si è voluto affidare il coach campobassano e tutta la dirigenza ad una squadra totalmente nuova. E allora andiamo a leggere le formazioni, due roster, partendo dall'Ensino Lugo, Martinez e Raun Centamurgil. Poi c'è Orsili, che è una ragazza che già a Campobasso abbiamo avuto modo di conoscere perché ha giocato con Lucca, ancora prima con Civitanova. Poi Lisa Razu Herrera, Van den Edel, Georgina Bai, Oma, Da Silva, White e Romero, che è anche il capitano della formazione iberica. Dall'altra parte invece Anna Togliani, Trozzola, Prema Sunac, Stefania Trimboli, il capitano, Chignonez, Chagas, Nicolò Di Amadori, Parks, Slot e Guo e Del Bosco. Tra l'altro va anche detto che Rashanda Gray non è ancora con la formazione campobassana perché sta facendo i playoff in WBNA, quindi c'è questa assenza abbastanza pesante per quanto riguarda la formazione molisana, soprattutto perché è un lungo che dà sostanza e forza sotto canestro. Gli arbitri sono i signori Senturk e Tetik dalla Turchia e poi la signora Lapanovic dalla Slovenia, quindi terna tutta al femminile per quanto riguarda questa partita, proprio per rimanere in tema di basket rosa. E adesso andremo a vedere anche quali sono i quintetti che i due allenatori, coach Ortega e coach Sabatelli, andranno a mandare sul parquet. C'è affluenza di pubblico, chiaramente con quelle che sono anche le regole in vigore per le restrizioni Covid, ovvero solo il 35% è potuto entrare alla Magnolia Arena, ma sempre meglio rispetto a quello che abbiamo potuto vedere l'anno scorso, quando le partite in pratica erano dei veri e propri allenamenti perché giocate a porte chiuse. Allora Campobasso con Chagas, Nicolodi, Prema Sunac, Parks e con il capitano Trimboli in campo. Questo è il quintetto titolare per quanto riguarda la formazione molisana. Dall'altra parte Martinez, poi cercheremo di darvi le giocatrici con precisione. C'è Bai sicuramente con la maglia numero 14, probabilmente White 32, poi andremo a dare anche lettura delle altre due componenti. La formazione spagnola che tanto entra in campo. Si salutano tutte e due le squadre, c'è l'italianissima Orsini e poi anche Oma per concludere questo quintetto che affronta la formazione molisana. Mina Prema Sunac, uno dei volti nuovi, in pratica qua sono tutti volti nuovi, va a saltare, giocatrice molto solida. E questo è Parks invece che segna i suoi primi due punti della avventura italiana con un layup molto semplice. Parks, che non ha mai giocato nel campionato italiano, è veramente una new entry, è stata
in Spagna per tanto tempo e ora si trova a giocare nel massimo torneo italiano. Si è subito presentata con un canestro, adesso Orsili finta il tiro, Bai che va in penetrazione, appoggia a canestro, due punti anche per lei e siamo sul 2-2. Ora porta palla Campobasso con Trimboli per Nicolodi, consegnato ancora per il capitano che si appoggia a Chagas. Chagas vuole l'uno contro uno, poi prova il tiro da tre, una forzatura al rimbalzo, ci va comodamente Bai che fa ripartire immediatamente Orsini. Orsini subito per Martinez che scarica per Oma, ancora Oma, c'è un mismatch con Primasunac, adesso la palla va sotto a White che prova il movimento, c'è il tiro, forse una deviazione da parte di una giocatrice campobassana e infatti il pallone è ancora spagnolo. Adesso chiacchierano gli arbitri. Vediamo cosa si va a decidere al tavolo. Forse è una questione legata al tabellone, ai secondi che devono essere giocati e soprattutto bisogna rimettere il tempo con i secondi giusti, quindi ecco perché c'è questo consulto al tavolo. 7 secondi dovrebbero essere quelli da giocare, comunque vedremo cosa si deciderà. È un turno questo preliminare, va detto per onor di cronaca, il 30 si giocherà il ritorno, questa partita potrebbe anche finire pari che non si va ai supplementari. La vincente di questo match poi entrerà nel gruppo I di prima fase con le belghe del Namur e del Mechelen e la terza classificata del round robin di Eurolega con Schio, Valencia e Bourges, quindi c'è questo turno preliminare da dover superare. Intanto c'è un fallo di Premasunac su Bai, non ha fatto arrivare il pallone alla sua avversaria, alla Premasunac, e quindi primo fallo di squadra per Campobasso, rimessa che viene assegnata chiaramente alla squadra ospite. Ora il pallone per Bai, ora Orsili addirittura triplicata, poi Chagas si rimane su di lei, va in penetrazione, si prende un buon tiro, appoggio a canestro per Martinez che segna i primi due punti della sua partita, 4-2. Adesso Pax cerca di aggirare quella che è la zona a tutto campo, la difesa a tutto campo di Enzino Lugo, palla persa e quindi rimane in zona d'attacco in pratica la formazione spagnola con Orsili che adesso porta palla. Orsili che abbiamo visto giocare a Civitanova, a Lucca, ed è una giocatrice che sta crescendo in maniera esponenziale, non è un caso che adesso è andata a fare questa esperienza importantissima in Spagna. Adesso il triangolo che non si chiude per il pallone troppo alto lanciato da Georgina Bahi, palla persa e ora si riparte con la rimessa per la formazione campobassana, sempre difesa a tutto campo, deve andare Premasunac, poi si appoggia al capitano, la numero 9 Trimboli, ancora Trimboli con il pallone dalle mani, ferma troppo presto il palleggio, ora in penetrazione Chagas, c'è il cambio di marcatura, ancora Chagas per Premasunac, altro pallone regalato questa volta dalla formazione campobassana. Quindi si va dall'altra parte con il pallone che è giocato da Bahi, ancora Bahi in penetrazione, il tiro, la stoppata buona da parte di Premasunac, poi Nicolodi prende il rimbalzo, va a correre Campobasso con Premasunac, ancora Chagas vorrebbe tirare, poi va in penetrazione, perde la palla, la recupera, ancora palla persa, poi alla fine a vincere la contesa dovrebbe essere Lenzino Lugo perché per la regola dei possessi alternati il pallone e spagnolo. Sabatelli intanto sta invitando alla calma le sue ragazze, invita alla calma le sue giocatrici, fa bene perché mi sembra che stiano attaccando un po' troppo frettolosamente e questo chiaramente inficia poi sul risultato finale, ovvero sul tiro da scegliere, mentre Lenzino sembra più sereno per questa partita. Tra l'altro è squadra che ha anche fatto, come abbiamo detto l'anno scorso, i playoff venendo a giocare contro Valencia che poi ha vinto l'Eurolega.
femminile. Tanto palla persa anche però per le spagnole, e ora si riparte con Stefania Trimboli. Trimboli vorrebbe Premasunac, poi si rifugia da Nicolodi. Nicolodi può andare in penetrazione, lo scarico ottimo per Premasunac, canestro, canestro per la ex giocatrice di Empoli, che va anche a prendersi un tiro dalla lunetta. Premasunac è una giocatrice molto molto costante, non fa cose eclatanti nel senso di fare o realizzare 25-30 punti a partita, fa sempre i suoi 12-14 punti, mette giù sempre i suoi 9-10 rimbalzi, insomma una giocatrice costante e soprattutto affidabile. Intanto tre punti per lei e Campobasso in vantaggio 5-4. Ora la penetrazione forse viene calpestata alla linea di fondo da parte di della Herrera, e quindi tanto palla persa da parte di Campobasso. Altra azione, si va al rimbalzo con Premasunac che fa la voce grossa, poi Parks prova a correre per Chagas, è un 2 contro 1, palla schiacciata ancora, e qui c'è l'errore questa volta da parte di Nicolodi, che era stata ben servita da Chagas. Campobasso che perde palla ma anche recupera abbastanza facilmente i palloni che lei stessa perde. Adesso ci sono due tiri liberi per la numero 17 Giuditta Nicolodi, un'esperienza a Ragusa, giocatrice anche lei molto esperta. Mancina, primo tiro libero e canestro, primo punto per la Nicolodi, che adesso ha un'altra opportunità per allungare un po' di più, e ci riesce. Due punti per Nicolodi e siamo 7-4, 7-4 per la formazione campobassana, che comunque ha iniziato bene. Ora Orsili giù per White, che sbaglia un canestro facile, può andare Parks in transizione, ancora Parks sfrutta il blocco, c'è il cambio difensivo, la palla ancora per Nicolotti che la gioca in posto basso, semicancio sbagliato, Premasunac non può andare al rimbalzo, il rimbalzo lo conquista Georgina Bailly, che poi subisce anche un fallo forse di frustrazione da parte di Nicolodi. Secondo fallo di squadra anche per Campobasso. Nicolodi esce ed entra una che quest'estate ha lavorato tantissimo, è stata in nazionale, ha fatto gli europei, ovvero la Eguo. È una ragazza su cui la società ha scommesso tanto e crede tanto, ha un fisico sicuramente notevole, deve chiaramente entrare immediatamente nei meccanismi della squadra e soprattutto non deve giocare impaurita, cosa che l'anno scorso abbiamo visto più volte fare. Vediamo se il percorso di crescita che è continuato quest'estate possa trovare una sua degna conclusione, o comunque una sua degna maturazione proprio in questa stagione, perché un po' tutti si aspettano l'esplosione di Eguo. Intanto Campobasso difende benissimo e porta ai 24 secondi Lenzino Lugo, che non è riuscita a tirare, e quindi rimessa per Parks, che deve fare in fretta, si appoggia a Premasunac e poi immediatamente per Chagas, la argentina che l'anno prossimo probabilmente andrà a giocare con gli Indiana Fever, perché è stata scelta proprio dalla squadra della WBNA, giocatrice raccomandata anche da Carolina Sanchez. Nel frattempo Parks fa vedere perché è stata scelta a Campobasso, tiro dal quoziente di difficoltà molto elevato, altri due punti e siamo 9-4 per la formazione molisana. Ora con Eramon Chetmarghil che può andare in penetrazione, lo scarico per Orsini, il tiro da tre ben preso e canestro dell'ex Civitanova. Canestro però viene dato da due, quindi correggiamo, 9-6, canestro di Orsini da due. Nel frattempo continua la difesa molto molto aggressiva della squadra spagnola, Premasunac in punta, palla che è presa ancora da Trimboli. Trimboli si mette in proprio, prova il tiro, c'è l'errore, rimbalzo comodo da parte di Martinez che prova a correre, ancora Martinez per Oma, giù per Bailly. Bailly potrebbe aver fatto fallo, infatti è così, bravissima qua Chagas, anzi Stefania Trimboli, a giocare di esperienza, a lasciarsi cadere e a far fare fallo alla sua avversaria. Nel frattempo entra anche Anna Togliani,
altro volto nuovo, e con lei la numero 14 Chagas, che rimette piede in campo. Ma c'è anche un time out, sembrerebbe time out, vediamo se è così oppure no. Ancora incomprensioni al tavolo, è già la seconda volta che tra arbitri e tavolo c'è qualche problema. Non c'è time out, c'è semplicemente una rimessa che deve essere fatta dalla formazione campobassana, perché così è stato deciso, con Parks che va ad effettuare la rimessa, sempre difesa a tutto campo da parte della formazione ospite. Se la cava bene Chagas, che va a farsi un cost to cost, altro tiro da parte questa volta di Eguo, sbagliato, ma la scelta è stata giusta da parte di Ashley Eguo, aveva un buon tiro e lo ha preso. Sempre 9-6, 4-3 da giocare, penetrazione con layup sbagliato da parte della formazione ospite, poi il rimbalzo preso da Van Dedel, e si riparte ancora con Orsili che sfrutta il blocco, vediamo se c'è il pick and roll con White, poi c'è lo scarico da parte di Orsini, buona la difesa di Parks che fa perdere il contatto e il pallone alla sua avversaria, prova a correre campo basso, Chagas si prende il tiro sbagliato, è comodo il rimbalzo per Ashley Eguo che va a segno, due punti per la giocatrice italiana. Nel frattempo dall'altra parte risponde subito White con un canestro semplice. 11-8 il punteggio, con la rimessa che deve essere effettuata da Parks, sempre difesa a tutto campo. Ne esce campobasso con il palleggio da parte di Togliani, ancora per Parks che rischia di perdere la maniglia, poi alla fine recupera il pallone sempre Togliani, ancora Togliani in penetrazione, non c'è tentativo di pick and roll, a questo punto ci ripuccia da Parks che aveva una mezza idea di tirare giù per Premasunac che potrebbe andare al tiro, il tiro c'è, l'errore anche, si lotta al rimbalzo, ha finito anche il tempo dei 24, è scaduto, quindi si può andare in contropiede dall'altra parte con un tiro sbagliato da Van den Held, tocco ultimo da parte di Parks e quindi rimessa ancora per la formazione spagnola, che può giocare altri 14 secondi nella metà campo campo bassana. Nel frattempo esce Parks ed entra l'ecuadoriana Blanca Quiñones, una delle poche note positive della scorsa stagione, ricordiamo una stagione molto travagliata per la Magnolia tra infortuni e altri problemi. La squadra molisana comunque alla fine è riuscita a raggiungere l'obiettivo prefissato, ovvero la salvezza. Adesso c'è un layup con la palla che balla sul ferro, rimbalzo comodo da parte di Eguo che insomma si è fatta immediatamente sentire, sia in attacco con un canestro facile, anche un tiro ben preso che però non è andato in fondo alla retina. Adesso un rimbalzo anche comodo da parte di Eguo, intanto esce Martinez per la formazione iberica ed entra Romero, rimessa effettuata con Eguo per Quiñones in palleggio, ancora Quiñones per la numero 5 Togliani va in penetrazione, ancora Togliani nel traffico e la forzatura con la palla che fa 2-3 rimbalzi, poi alla fine fa la voce grossa da Silva, la portoghese, Van Delde in campo aperto, poi si deve arrestare, palla ancora giù e questa volta palla persa perché Premasunac tiene molto bene da Silva. E siamo sempre 11-8 con Campobasso che a livello difensivo sta tenendo, sta prendendo anche buoni tiri, magari qualche forzatura, però tutto sommato come inizio non mi sembra malvagio questo della formazione molisana. Rimessa adesso che viene effettuata con Chagas in possesso di palla, Chagas supera la metà campo, va in o meglio tenta una mezza penetrazione, poi si arresta, ancora Chagas tenuta bene dall'Herrera, Lizarazu Herrera per la precisione, ora il pallone per Togliani, subito per Premasunac, layup da parte di Premasunac, l'errore, bene qui è Guo che fa, cerca meglio di fare la voce grossa al rimbalzo, poi il pallone quasi perso, anzi perso dalla formazione spagnola, prova ad andare in transizione la è Quiñones che va a canestro, due punti anche per lei,
Adesso sì che si ferma il gioco. Coach Ortega non è proprio contentissimo della prestazione delle sue ragazze, ci vuole parlare sopra. 13-8, 1 minuto e 35 alla fine di questo primo periodo, con 3 punti di Premasunac, 2 di Quiñones, 4 di Parks e 2 di Nicolodi, oltre a 2 di Eguo. Dall'altra parte ci sono 2 punti di Bai, 2 punti di White, poi Orsili e Martinez sono andati a segno per la formazione dell'Ensino Lugo, che tra l'altro ha come dirigente Catarina Pollini, che insomma è una vera e propria leggenda del basket non solo italiano ma anche europeo. È stata scelta nel draft nei primi anni 80 del WBNA, è stata davvero una giocatrice tra le più forti che l'Italia abbia mai avuto nel basket femminile. Adesso è qui in Spagna nel ruolo dirigenziale, sicuramente per lei la bacheca è assolutamente ricca e piena di trofei, tanti scudetti, tante coppe vinte nel corso della sua lunghissima carriera. Forse le è mancato l'acuto con la nazionale, ma sappiamo anche che insomma la nazionale femminile non è che abbia un pedigree paragonabile ad esempio a quella maschile, insomma è una nazionale che purtroppo ha vinto poco. Però il ruolo di Catarina Pollini per il basket femminile è stato importantissimo, davvero una ambasciatrice della pallacanestro italiana nel mondo. Adesso si riparte con l'Ensino Lugo, che deve trovare canestro perché è da molto che non va a segno. Adesso Herrera, vediamo se si perfeziona il triangolo, buona la difesa di Quiñones che rinvia e alla fine finiscono i 24 secondi. Altro possesso in pratica durato più dei 24 per l'Ensino Lugo, e quindi altra persa per la formazione spagnola. E Capobasso può riattaccare, cercare di andare magari con altri 2 punti con Anna Togliani, che porta palla ancora. Togliani cerca di passare sul blocco, ce la fa, altro blocco da parte di Eguo. Togliani si prende il tiro dalla media, sbagliato. Eguo fa la voce grossa al rimbalzo, bravissima Eguo, e si riparte con un altro attacco con il tiro da parte di Chagas. Errore Eguo, vediamo se va anche su questo, no, perché la precede Da Silva. E ora riparte Herrera, il consegnato per Romero. Ancora Herrera giù per questo layup con canestro non proprio facilissimo da parte di Da Silva. 13-10, la panchina spagnola si fa sentire nonostante ci sia un grande frastuono qui a Selvapiana. Non va a tirare Togliani, va in palleggio. 10 secondi mancano alla fine di questa azione, 2 secondi di discrepanza con il cronometro principale. Layup, e qui di pura esperienza, sebbene sia molto giovane, Anna Togliani si va a prendere un fallo. Ci sono 2 tiri liberi per la formazione campobassana, con Anna Togliani che può andare ad aumentare il suo bottino. Nel frattempo un'altra giovane che l'anno scorso c'era, o meglio c'è da almeno un paio di anni a Campobasso, Giorgia Amatori. Per questi 7 secondi, primo tiro libero che fa in and out e poi esce fuori, errore da parte di Anna Togliani. Vediamo questo secondo tiro dalla lunetta con Anna Togliani che va a bersaglio. Primo punto per lei, 14-10, ultimo possesso che è spagnolo, con Herrera che prova il tiro, Amatori lo stoppa e finisce così. Finisce in questo modo, 14-10 per la Magnolia. Primo periodo giocato bene da Campobasso, ma dobbiamo anche dire che tanta tanta difesa che sta portando ad avere comunque le due squadre a tenere un punteggio molto molto basso. Noi ci fermiamo un attimo e poi entreremo nuovamente in cronaca all'inizio del secondo periodo, ricordando che Togliani ha 1 punto, Premasunac 3, Quiñones 2, Nicolodi 2, 4 Parks e 2 Go, dall'altra parte Martinez 2, Orsili 2,
Bahi 2, Da Silva 2 e White 2. Si riprende con questo secondo periodo che sta per iniziare. Capobasso 14 e Insino Lugo 10. Un primo quarto che insomma è stato frutto, figlio meglio, di tanta difesa da una parte e dall'altra, perché il punteggio è davvero molto basso. Capobasso ha avuto qualche difficoltà soprattutto all'inizio nel cercare di superare la difesa a tutto campo messa in pratica dalla squadra spagnola, che nel frattempo ha perso tantissime palle, veramente un'enormità, frutto anche di una difesa molto aggressiva da parte della formazione capobassana. Le statistiche sono abbastanza evidenti: 33% dal campo per la Magnolia, con un 38,5 da due punti, 0 canestri da 3 sia per l'una che per l'altra squadra, 50% invece per la formazione ospite per quanto riguarda i tiri da due punti. Ad ogni modo, adesso Premasunac potrebbe giocarsi il vantaggio. Premasunac va al tiro, ma c'è l'errore. Premasunac ha provato a giocarsi l'uno contro uno, adesso dall'altra parte Ego se la deve vedere con Da Silva, palla che però viene giocata in via esterno con Van Eld, e poi qua c'è il tentato da Da Silva, canestro che non arriva, arriva il fallo di Eguo, però ci saranno anche due tiri liberi per la giocatrice lusitana Sofia Silva. In questo momento due punti per lei e tre rimbalzi, tutti difensivi. Primo tiro libero che sta per arrivare in questo momento, che è sbagliato. Ce ne sarà un altro per la numero 23. Vediamo se andrà a bersaglio. Anche questo è sbagliato, 0 su 2. Adesso si riparte con Anna Togliani, che va a tutto campo, mette il gas. Togliani cerca la penetrazione, poi gioca a due con Premasunac che fa passi. Infrazione abbastanza alla palissiana e quindi palla persa per Campobasso. Qui Premasunac ci poteva anche andare direttamente con il layup, ma gli arbitri hanno sanzionato, o meglio le arbitre, se si può dire così, hanno sanzionato questa infrazione. E adesso è Herrera a portare palla. Qui brava Anna Togliani a sporcare il palleggio della sua collega e a buttare il pallone in out. Rimessa sempre per la formazione spagnola, 14 a 10. Nel frattempo esce Premasunac, cioè si abbassa un po' il quintetto, rientra Parks, che si è presentata subito con due canestri importanti. Adesso dall'altra parte proprio Parks va a difendere, difende molto bene, però la palla è ancora per Silva contro Ego, e Ego rimane ferma. Molto bene questa difesa da parte della giocatrice italiana, si rischia quasi lo sfondo da parte dell'Ensino Lugo, è tutto regolare. Non è regolare invece l'intervento di Togliani su Erance de Marghil, classico cognome basco, lunghissimo e quasi impronunciabile diremmo. E ora rimessa che sta per essere effettuata, il pallone che viene rubato da Quiñones, la specialità della casa, qua rischia quasi passi Quiñones, ha avuto quasi una sorta di esitazione in palleggio. Buon per lei che insomma è andato tutto a buon fine. Siamo 16 a 10, bene così per Campobasso, che continua a difendere molto molto bene. Altra difesa aggressiva con Quiñones, che rischia di strappare il pallone, però poi tutti si dimenticano Silva, che segna altri due punti e sono 4 punti per lei, 16 a 12,
8:18 da giocare. Ora Parks con il pallone tra le mani. Parks per Eguo. Eguo lontanissima da canestro. Tiene il pallone, poi giustamente lo consegna al capitano Trimboli, che va in penetrazione, cerca una cosa un po' difficile e infatti si becca lo stoppone. E ora ci sono solamente 2 secondi e 1 decimo per andare a concludere questa azione. La rimessa che sarà sicuramente di Parks. Parks andrà a effettuare la rimessa. Vediamo intanto un doppio cambio. Sono rientrate Martinez e Oma in campo. 2 secondi, vediamo cosa uscirà fuori da questa rimessa. Parks per Eguo, che prova il tiro, era una forzatura, ha provato, purtroppo per lei non ha beccato neanche il ferro e quindi può ripartire proprio Oma. Palla schiacciata per Silva, Silva viene tenuta da Quiñones, questo è un mismatch, ancora Silva e qua Quiñones difende in maniera monumentale la ragazzina arrivata dall'Ecuador, che è cresciuta davvero tanto. Ora Togliani in palleggio, qua rischia di perdere il pallone, si va a complicare un po' la vita, si va a buttare nel cosiddetto traffico. Il pallone per Stefania Trimboli. Trimboli rischia di subire fallo, poi ancora Quiñones in penetrazione e qui dopo tanti contatti alla fine viene sanzionato quello su Quiñones, fallo commesso se non erriamo da Van Endel. E quindi per Blanca Quiñones ci saranno 2 tiri liberi. Due tiri liberi sicuramente importanti. Quiñones, lei è il tabellone, adesso è il canestro soprattutto. Primo tiro libero che va a bersaglio. E siamo già a quota 5. Vediamo se arriva anche il 2 su 2. Secondo tiro libero a bersaglio e sono 6. Migliore marcatrice di serata, quella che forse non ti aspetti, Blanca Quiñones. Già sotto i riflettori, sotto osservazione per quanto riguarda il club WBNA a 15 anni, quindi potete immaginare insomma che le attenzioni su di lei si sono subito concentrate dalla scorsa stagione, quando senza paura ha affrontato il campionato di Serie A 1. Intanto c'è un raddoppio, ora altra palla persa con Parks che va a recuperare, ancora Parks a tutto campo, Parks si vuole giocare uno contro uno, prova il tiro, sbaglia Parks e questa volta il rimbalzo è della formazione spagnola, poi palla sporcata da Stefania Trimboli. Intanto esce una positiva e Eguo applaudita da un ipersorridente Sabatelli, che dà anche un buffetto sulla testa della giocatrice campobassana. E ora rimessa che sta per essere effettuata da Lizarazu Herrera, subito per Oma, uno contro uno, c'è il cambio difensivo di Premasunac, poi il pallone giù giocato per White salta, sbaglia il tiro per la buona difesa di Parks che l'ha lasciata in pratica tirare, facendogli perdere anche l'appoggio. Ora il pallone per Quiñones, il triangolo si conclude con Premasunac che prova a scaricare per Parks, buona circolazione di palla, il tiro da tre preso ma sbagliato da Anna Togliani e si parte ancora una volta con Lenzino Lugo, con Lizarazu Herrera, poi il pallone per Martinez che va in penetrazione, la tiene Premasunac, la forzatura, l'errore, vediamo chi va al rimbalzo, ci va ancora la squadra spagnola con la Martinez e quindi si riparte con quest'altro extra possesso per la formazione ospite. Tiro da tre sbagliato, al rimbalzo ci va molto bene Stefania Trimboli che può andare in palleggio. Ancora Trimboli fa un giro sulla sua avversaria e poi decide di lay up, di concedersi il primo canestro con la maglia campobassana in gare ufficiali, 20-12. Bene così la Magnolia, davvero una bella partita questa della formazione campobassana, che sta affrontando l'impegno senza paura. Ci poteva essere l'emozione perché si gioca davanti a una platea dopo tanto tempo, una platea molto calda ma anche competente come quella campobassana. Ci poteva essere l'emozione per quanto concerne il discorso della prima europea assoluta per quanto concerne le formazioni campobassane e molisane, ma tutto questo non è accaduto. Campobasso se la sta giocando davvero con tanta energia, con tanta passione, e devo dire
fino a questo momento risultato importante quello che sta maturando qui da parte della Magnolia. 20 a 12, 5-51 per concludere il secondo periodo con Campobasso che adesso deve comunque continuare a difendere forte. Dall'altra parte invece tanta difficoltà per quanto riguarda Lenzino Lugo, soprattutto in attacco, perché in difesa la squadra spagnola sta comunque tenendo, perché concedere in 15 minuti di gioco 20 punti alle avversarie non è tantissimo. Il problema è che molto poco invece è fatturato offensivo, solo 12 punti, frutto soprattutto di canestri arrivati da sotto. I tiri dalla lunga distanza sino a questo momento non stanno entrando, ma non stanno entrando neanche a campo basso, se è per questo il numero incredibile di palle perse è questo che sta facendo la differenza per Lenzino Lugo. Tante palle perse soprattutto frutto anche di una pressione difensiva molto molto evidente della Magnolia. Vediamo se durerà fino alla fine. Intanto prova a penetrare Oma, poi ci ripensa, adesso uno contro uno con Parks, il layup sbagliato, a rimbalzo questa volta fa la voce grossa Bahi, che però poi perde il pallone, altra palla persa e altra azione in semicontropiede per Chagas. Vuole un blocco da parte di Premasunoc, passa sul blocco Chagas ma subisce anche il fallo della Lizarazu Herrera e quindi si rimane in attacco. È il secondo fallo di squadra per quanto concerne Lenzino Lugo, così come ne ha Campobasso 2. 5-19 da giocare con la rimessa che viene effettuata in questo momento. Bene Quiñones, ancora per il capitano Stefania Trimboli, 8 secondi, 7 secondi, Trimboli si piglia un tiro dalla media, sbagliato, il rimbalzo però è ancora Bianco con il layup ed il canestro della Argentina Chagas. E siamo 22-12, più 10 per la formazione di Campobasso. Ora Martinez passa sul blocco, ancora Martinez tenuta da Chagas, ora White fronteggiata invece da Premasunac, non c'è cambio difensivo, questo è un duello tra lunghe, sbagliato ancora il tiro da parte di White, il rimbalzo di Quiñones e ora si può ragionare con Stefania Trimboli in palleggio, il capitano stop and go, poi riparte ancora una volta con Premasunac, c'era un tentativo di backdoor non riuscito della Chagas, il tiro di Parks senza ritmo, un airball questo da parte dell'americana che ha tentato una forzatura in puro stile diciamo quasi WBN, intanto errore clamoroso di Martinez e quindi si riparte ancora con Parks. Parks si arresta dalla linea dei tre punti, poi decide giustamente anche saggiamente di consegnare la palla al suo playmaker, ancora il capitano Trimboli vorrebbe qualcuno e trova la numero 14 Chagas che questa volta sbaglia. Ora palla giù per Bahi contro Quiñones, altro tiro, altro errore, altro rimbalzo della Magnolia che tra l'altro sfoggia una divisa abbastanza inedita per quelli che sono un po' i trascorsi della formazione campobassana, un bianco-arancione che è per la prima volta che viene utilizzato nella storia della squadra molisana. Intanto il tiro da tre punti, errore, 0 punti da tre per Campobasso, 0 punti da tre per la formazione ospite, quindi polveri non bagnate, in pratica prosciugate qui per tutte e due le squadre. Nel frattempo pick and roll, l'aiuto falloso mi sembra della numero 24 Parks che commette fallo e c'è anche un timeout a 3-10 dalla fine di questo secondo periodo. Un punto per Anna Togliani, 3 per Premasunac, 2 per Stefania Trimboli, 6 per Blanca Quiñones, 2 per Chagas e Nicolodi e 4 per Parks. Dall'altra parte ce ne sono 2 di Martinez, 2 di Orsini, 2 della Bahi, 4 di Silva e 2 di White. In pratica in 7 minuti di gioco solo 2 punti messi a segno da Lenzino Lugo, non che Campobasso ne abbia messi tantissimi, 8, però soprattutto la pressione difensiva quella che sta facendo la differenza per la Magnolia che sta tenendo bene, sta giocando con tanta aggressività e questo
ha portato a una doppia cifra di vantaggio per la formazione campobassana, che ha sino a questo momento giocato una signora partita. Certo, sono squadre ancora in rodaggio, il campionato almeno per la Magnolia inizia non questo fine settimana ma la prossima, nell'opening day che si tiene a Moncalieri. Tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie A giocheranno in due giorni, un avvenimento importante, un po' si ritorna alla tradizione, quella che purtroppo per un anno e mezzo è mancata e che speriamo non possa ripetersi, perché davvero tutto quello che abbiamo visto e continuiamo ad assistere è qualcosa che davvero sta rovinando le vite di chiunque. Nel frattempo altro errore dalla lunetta, questa volta a sbagliare è White. Altro tiro libero per la numero 32, altro in and out, rimbalzo di prima Sunac che adesso viene raddoppiata, alla fine ne esce fuori bene la squadra campobassana con questo contropiede con Blanca Quignonez che va a trovare un fallo con una giocata di pura intensità. Sabatelli dice alla sua giocatrice senza paura, ma non mi sembra davvero che Quignonez abbia paura, ecco, forse se proprio una cosa che non ha è la paura questa ragazza che arriva dall'Ecuador, e adesso ha due tiri liberi Quignonez. Primo tiro libero che non entra, sfortunata, sporca le sue percentuali che erano immacolate dalla lunetta. Secondo tiro libero per andare quantomeno a 23, vediamo se va dentro. Sì, settimo punto per Blanca Quignonez, 23 a 12, 2:58 da giocare, con il pallone portato da Lisa Razú Herrera, ancora Herrera, poi Oma, quindi White, e altra palla quasi persa, è stata anticipata Silva, sempre da Quignonez. Solo 6 secondi per la squadra avversaria, o meglio per Lenzino Lugo, per concludere questa azione con Lisa Razú Herrera che dovrà andare a effettuare la rimessa, rimessa che non arriva, arriva solo in questo momento Silva, uno contro uno con Quignonez, giro sul perno, il tiro e canestro di pura voglia, di pura potenza, questo della Lusitana, 6 punti per lei, 23 a 14, 2:31 da giocare, 3 falli per parte per quanto riguarda il computo dei falli di squadra. Capobasso che sta tenendo anche sotto questo profilo ora la penetrazione da parte di Trimboli, che poi effettua un passaggio un po' insensato e alla fine probabilmente ci sarà il cambio. Nel frattempo palla sotto, poi extra pass con Orsini che aveva una mezza idea di tirare, poi ci prova White, altro tiro, altro errore e rimbalzo comodo di Trimboli che va in palleggio. Ancora Trimboli che passa sul blocco, poi Quignonez in punta per Premasunac, lontana da canestro, il pallone che arriva a Parks, subisce fallo ma si va a fare un viaggetto in lunetta anche la Parks. Nel frattempo sulla sedia dei cambi c'è Anna Togliani, probabilmente dovrebbe uscire Trimboli, vediamo se è così. Forse a Sabatelli non è piaciuto l'ultimo passaggio sbagliato, anche perché il playmaker era in campo da moltissimo tempo e quindi giusto che venga a accomodarsi un po' in panchina, a respirare. Nel frattempo Sabatelli va adesso a parlare con Trimboli, dopo che anche Di Meglio aveva dato qualche consiglio alla sua giocatrice. Adesso due tiri liberi per Parks, che in pratica in questo secondo periodo ancora non segna, adesso segna e va a 5 punti. Secondo tiro libero per lei, vediamo se andrà a segno anche questo. Nel frattempo 24 a 14, e siamo 24 a 14 perché non è stata proprio fortunatissima qui Parks con il ferro che gli ha sputato il tiro, poi anche il tabellone non le è stato proprio vicino e quindi errore per Parks. E adesso si riparte con Oma, subito per White, molto lontana da canestro, esce Orsini che forse è la giocatrice che col suo modo di giocare ha messo più in difficoltà Campobasso, sebbene non abbia ancora segnato un punto. Finisce ancora una volta il tempo, finiscono i 24 secondi, altra difesa esemplare della formazione campobassana che continua davvero a far capire insomma che in difesa
quest'anno le cose potrebbero essere diverse rispetto allo scorso anno. Ce lo auguriamo, magari un po', ce lo augurano un po' tutti i tifosi della Magnolia Campobasso. Ora Chagas per Parks. Parks vuole il blocco di Quiñones, ancora Parks, land bowling da parte della Parks, poi il pallone che arriva in qualche modo alla Chagas che sbaglia il tiro. Adesso può andare in contropiede Orsini, Orsini si arresta, l'arresto buono per questo canestro da parte di Silva, che rimane a meglio, è la migliore marcatrice di serata, 8 punti per lei, 24-16, si avvicina la formazione spagnola e nel frattempo ci dovrebbe essere un fallo fischiato in attacco a campo basso. E così infatti intanto esce Chagas e rientra il capitano Trimboli. Bisogna asciugare il parquet, 24-16, 44 secondi da giocare alla fine di questo secondo periodo. Rimessa che sta per essere effettuata in questo momento, esce Oma dal blocco, palla giù per Silva che poi scarica per White, ha un tiro aperto, White sbagliato, il rimbalzo però rimane della formazione spagnola, anzi no, mucchio selvaggio per la regola dei possessi alternati, il pallone è ospite e quindi altro extra possesso, diciamo così, per la squadra spagnola. C'è stato il tiro di White che era un tiro aperto molto libera, la numero 32 che però ha sbagliato anche questo tiro da tre punti. Poi il pallone è rimasto in mano in pratica alla giocatrice White, ma anche poi a qualche ragazza campobassana. Alla fine si è creato il classico mischione risolto con la regola dei possessi alternati e quindi si rimane in attacco per l'Ensino Lugo con Silva che va a effettuare la rimessa subito per questo altro tiro sbagliato da tre punti, palla che viene sporcata al rimbalzo da Campobasso, però poi l'ultimo tocco è di Oma, c'è stato il tiro preso da Romero, ma altro errore e altro time out. Si va a botte di time out qui, 24-16 con 29 secondi da giocare, insomma Campobasso ha in pratica l'ultimo, o meglio quasi l'ultimo tiro della partita. E poi si andrà al riposo lungo, un riposo che chiaramente servirà a tutte e due le squadre per poter riordinare le idee. Dicevo, pubblico che è ritornato alla Magnolia Arena, chiaramente non è possibile realizzare tutto esaurito, ma quantomeno c'è la possibilità di poter riassistere live alle partite della formazione campobassana e il pubblico non si è fatto attendere per quella che è una sorta di rinascita dello sport molisano, visto che su un po' su tutti i fronti ci sono novità importanti, o meglio squadre che si stanno facendo valere nei campionati nazionali, non solo nella pallacanestro femminile, ma questo è poi un discorso che non è il caso di aprire in tale sede. Si ritorna immediatamente al gioco con Quiñones in versione playmaker, fronteggiato da Silva, ancora Quiñones tiene il palleggio, Silva praticamente le di rimpetto, c'è il cambio difensivo con Oma che va su Quiñones che poi prova a giocarsela, grande azione da parte della Quiñones, sfortunata, ma la scelta è stata giusta. Adesso contropiede con errore da parte dell'Ensino Lugo, Parks potrebbe andare al tiro, prova l'Ave Maria Parks, non arriva a canestro, ma comunque va bene così per la Magnolia, un po' meno per l'Ensino Lugo. Si conclude il secondo periodo 24-16, noi ci fermiamo per la pausa, ritorneremo tra 15 minuti per descrivervi il secondo tempo di questa partita. Quanto tempo abbiamo, Frank?
Questa squadra e manca Gray. Andiamo avanti, qua di Gray o signore.
E allora si riparte con questo secondo tempo che sta per iniziare, 24-16. Ringraziamo anche Tele Molise che ha messo a disposizione della società quella che è la struttura che state vedendo in questo momento, telecamere e telecronaca, diciamo, che viene fatta proprio da Campobasso. Allora 24-16 con la Magnolia che ha avuto in Anna Togliani, la giocatrice ha realizzato un punto, prima Sunac 3, 2 Stefania Trimboli, 7 Gnonez, 2 Chagas, 2 Nicolodi, 5 Parks, 2 Eguo. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece il Luco Enzino, ci sono 2 punti per Martinez, 2 per Orsini, poi ce ne sono 8 per Silva, 2 per Bai, 2 per White. Questo è lo score della formazione spagnola. Nel frattempo si riparte con questa brutta rimessa di Parks che regala immediatamente un pallone alla formazione spagnola che parte con il piede giusto, perché ci sono 3 punti da parte di Martinez. Adesso palla persa per Campobasso che sembra essere rimasta con la testa negli spogliatoi. Tutto in un attimo, il basket poi è bello anche per questo, nel senso che quando tutto sembra scritto si può cancellare immediatamente quello che è scritto e scrivere altri capitoli all'interno della stessa partita. Insomma, ci sono partite nella partita. Adesso c'è la possibilità di andare a fare un parziale di 5-0 per Lenzino Lugo, che però sbaglia con Oma che poi cattura il rimbalzo. Altra palla con passaggio non proprio perfetto per la lacrima e il canestro di Martinez, che ha realizzato 5 punti in batter d'occhio. Siamo 24-21. Campobasso in pratica si è fatta
risucchiare 5 punti dal 24 a 16 al 24 a 21. Primo momento un po' di difficoltà per la formazione molisana, nel frattempo Parks si prende il tiro, lo sbaglia ma riesce comunque a arrivare a due tiri liberi. È uscita molto bene dal blocco Parks, poi c'è stato un fallo evidente sul tiro e quindi due punti per, o meglio due tiri liberi per lei, quindi a questo momento 5 punti per Parks, 1 su 2 dalla lunetta. Vediamo se sbloccherà il punteggio per la Magnolia, così infatti 25 a 21, primo tiro da 3 della partita realizzato da Martinez per entrambe le squadre, quindi oggi le percentuali sono veramente bassissime per Lenzino Lugo e per la Magnolia ancora peggio. 7 punti, intanto quasi contropiede con Parks che rintuzza su Oma e riesce quantomeno ad evitare due punti facili facili per la formazione spagnola. E ora c'è la rimessa che sta per essere battuta, c'è Ursini che vuole uscire per un tiro che non arriva e allora si rifà da Bai, ancora Bai che non viene raddoppiata, White contro Premasunac, poi il pallone ancora per Bai, ancora White, va in penetrazione, la tiene, non c'è sfondo, Trimboli al rimbalzo, ancora una volta la formazione spagnola che mi sembra stia mettendo più intensità rispetto al primo tempo, ancora la penetrazione, altro tiro dalla media sbagliato, soffre al rimbalzo campo basso, infatti Premasunac è costretta ad andare a commettere il fallo su White, fallo per Premasunac e siamo al secondo fallo di squadra per la Magnolia. Rimessa che sta per essere effettuata da Baia, palla sotto per Orsini che si gira in un fazzoletto e realizza i suoi 3 e 4 punti. 4 punti per Orsini, per l'ex giocatrice di Civitanova Marche. Adesso raddoppiata ancora Chagas, ancora Chagas con il pallone tra le mani e ancora una volta per la regola del possesso alternato campo basso si vede sottrarre il pallone in attacco. Dovrebbe essere così, e infatti è così. Adesso Sabatelli sta un po' sgridando le sue giocatrici, è la prima volta che lo sentiamo diciamo gridare, perché nel primo tempo ha avuto realmente poco da dire alle sue giocatrici. Ora la situazione si è un po' complicata. Vediamo White contro Premasunac, ancora White, poi l'entrata con palla persa da parte di Oma e quindi può andare Parks in transizione, ancora Parks va in penetrazione e ne mette a segno altre due. 9 punti per Parks, 28 a 23. Bene così per Campobasso. White consegnato per Orsini, Orsini viene tenuta da Chagas, bel gioco in palleggio con tiro da tre adesso che viene preso e messo a segno da Martinez che si è letteralmente sbloccata, 28 a 26. E qui si rischia la palla persa per Campobasso. Non si rischia, la palla è persa perché c'è stata un'incomprensione tra Chagas e Parks. E rimessa ora che viene effettuata con White in punta per Oma. Oma vuole l'uno contro uno con Parks, c'è il cambio difensivo adesso. White contro Parks, c'è un mismatch però sbaglia la White anche per l'ottima difesa di Parks che ha fatto perdere l'appoggio alla giocatrice avversaria, quindi Trimboli per Parks, poi Chagas e ora c'è una palla sporcata con la rimessa che deve essere effettuata dall'Argentina. Chagas con il pallone tra le mani, subito per Parks che perde il pallone, Sabatelli chiama immediatamente un time out, adesso va in contropiede Lenzino Lugo, troppi palleggi e alla fine comunque canestro da parte di Bai che mette tutto in parità, siamo 28 pari con 7 minuti e 2 da giocare. È partita benissimo la squadra spagnola grazie anche a due bombe di Martinez, bombe che sono state vitali e importanti per la formazione spagnola che è riuscita a rintuzzare e poi
adesso a pareggiare, 28 pari. Time out che è stato chiamato da Sabatelli proprio per parlare su con la sua squadra, perché è in effetti uscita male dal riposo lungo, è uscita sicuramente meglio Lenzino Lugo. Sicuramente coach Ortega avrà detto due paroline alle sue giocatrici, soprattutto per le innumerevoli palle perse che sono capitate durante la partita. Quindi ci ha voluto parlare con le sue giocatrici e devo dire che insomma il risultato è stato sicuramente positivo, perché ora siamo 28 pari. Sette minuti da giocare e si va alla rimessa, difesa nuovamente a tutto campo con Capobasso, questa volta esce bene Chagas in penetrazione, ma rientra bene White, poi si butta Nicolodi sulla palla, alla fine però ne esce bene ancora Lenzino Lugo con Oma che porta palla, c'è il cambio difensivo ma non c'è neanche Oma che riesce a sfruttare il vantaggio che era riuscita a crearsi. 10 secondi per la fine di questa azione con White che pensa al tiro da tre, giù per Bahi che subisce fallo, fallo da parte di Giuditta Nicolodi. E ora doppio cambio, entrano Togliani e Quiñones ed escono Trimboli e Chagas per la formazione campobassana. Quiñones che ha giocato un signor primo tempo, 7 punti per lei, ma soprattutto tanta personalità e tanta difesa. Anche Guo sta per rimettere piede in campo e anche lei non ha giocato assolutamente male il primo quarto, poi è stata messa in panchina, ma dobbiamo dire che l'inizio di Guo è stato sicuramente incoraggiante. Vuole magari avere più difesa Sabatelli mettendo due ragazze giovanissime. Nel frattempo Premasunac contro White, White di potenza è proprio allo scadere dei 24, segna il quarto punto della sua partita, siamo 28-30, vantaggio del Lenzino Lugo. Blackout praticamente prolungato, Capobasso ancora non segna da sua azione, ora ci prova Parks, bel tiro e bel canestro, 11 punti per Parks. Dall'altra parte ora 30 pari, 5.47 da giocare, ora il pallone per Oma, Oma per Bai. Poi c'è lo spazio per Martinez che prova la penetrazione, c'è l'errore al rimbalzo, vanno in due, probabilmente l'ultimo tocco è campobassano secondo gli arbitri, è così, secondo la terna turco slovena è così. Nel frattempo rientra Eguo ed esce Nicolodi. Sabatelli che si è tolto la giacca e è rimasto in camicia, adesso parla con uno degli arbitri. Con la signora Senturk per l'esattezza. E ora rimessa che sta per essere effettuata con 2 secondi da giocare per Lenzino Lugo. Vediamo che soluzione sarà presa. Un secondo proprio allo scadere, c'è il tiro e l'errore da parte di Martinez. Rimbalzo non semplicissimo, quello preso da Quiñones, che adesso deve consegnare la palla con qualche fatica. Anna Togliani riesce ad arrivare sulla sfera, ancora Togliani, non c'è pick and roll, Togliani si arresta, poi passaggio veramente visionario questo per Premasunac e palla persa, e quindi Orsini non ci pensa due volte, il tiro da tre e arriva al canestro da parte della giocatrice di ex Civitanova Marche. 7 punti per lei e ora si riparte con Campobasso che è sotto di 3 a 4.56 da giocare. Penetrazione di Togliani, Premasunac, ancora Premasunac, spalla a canestro, e Guo, 7 secondi, 6 secondi, si rifugia in Togliani, prende il tiro da 3 Togliani, è sfortunatissima Togliani, e poi fallo in attacco da parte di Guo e siamo al quarto fallo di squadra. Capobasso dal prossimo entra, adesso è entrato in bonus, il prossimo porterà le avversarie a farsi dei giretti in lunetta. Nel frattempo escono White e Oma e rientra Silva,
e Lizarazu. 30 a 33 con 4 e 36 da giocare. Bisogna dire che adesso la differenza la stanno facendo i tiri da tre punti, perché la Maglioli sino a questo momento non ne ha segnato uno, e qui fallo di Togliani. Sabatelli adesso ricorda alle sue giocatrici che sono in bonus. Questo fallo di Togliani è stato assolutamente gratuito, perché concede semplicemente due tiri liberi alla squadra ospite. Dovrebbe essere Orsini ad andare a farsi un giro in lunetta. Sempre il solito problema con il tabellone principale, il cronometro. Quindi stanno per arrivare due tiri liberi. Due tiri liberi che stanno per essere tirati da Orsini. Primo tiro libero che va a bersaglio. Orsini tocca quota 8. 30 a 34. Secondo tiro libero che sta per arrivare in questo momento, ed è un altro punto per lei. 9 punti per Orsini. Migliore marcatrice Parks con 11. Adesso Parks è in versione playmaker, lo scarico per Premasunac, poi Quiñones, va in penetrazione Quiñones, può sfruttare l'autostrada che si era creata lei stessa, però poi non trova proprio il ferro, non trova niente, un airball per lei, e quindi si rimane 30-35 con Lizarazu per Van den Edel. Ancora Orsini che ha cambiato letteralmente il volto a questa partita e il volto alla sua squadra, lei e Martinez. Intanto palla persa recuperata da Eguo, va in transizione Togliani, poi qui è sfortunata davvero Premasunac, perché la palla le è sbattuta sullo stinco, poi la fortuna sua è stata che la palla è stata toccata con un piede da un'avversaria, e ora la rimessa che sta per essere effettuata da Parks. Parks pronta la rimessa per Premasunac, poi il pallone per Togliani, vediamo Togliani, ancora per Parks, esce da blocco Parks, raddoppiata, Parks fa saltare la sua avversaria, poi sbaglia, c'è un rimbalzo di Eguo che fa rimanere in zona d'attacco la squadra campobassana. Brava Ashley Eguo a prendere rimbalzo, a far valere la sua strapotenza fisica e a tenere Campobasso comunque lì, a cercare quantomeno di avvicinarsi all'Enzino Luca. Ora il pallone sempre per Togliani. Togliani prova ad andare in penetrazione, perde la maniglia, ancora Togliani, si è creato comunque un vantaggio. Parks può tirare da tre e altri tre punti, o meglio primi tre punti della partita per la formazione molisana. Parks 33 a 35. Sta salendo di tono Parks, qua Quiñones non si rende conto anche lei che è in bonus. Sabatelli continua a dire basta con questi falli, anche perché non sono falli che la Magnolia commette su tiri o su penetrazioni, ma realmente su palleggi si possono evitare. E adesso Van den Edel che non ha mai segnato in questa serata, prova a sbloccarsi, fortunata qui, primo punto per lei. Mette a tre punti di vantaggio Nezino Lugo. E adesso a due possessi di vantaggio, due punti per Van den Edel. Rimessa che deve essere effettuata con Parks, che cerca una compagna, la trova in Premasunac. Con Premasunac fate voi. Adesso la numero 7 va in palleggio, un palleggio quasi farraginoso, ma comunque efficace. Togliani. Ancora Togliani, Premasunac va a bloccare. Togliani, c'è il mismatch, palla giocata per Eguo che ha una mezza idea per tirare, 4 secondi, 3 secondi, Togliani da 3 punti, è sfortunatissima ancora una volta, in and out, sono due conclusioni da 3 e due in and out per lei, poteva essere il canestro.